Allora, Scegliete io voi. sono qua a fare compagnia all'amico mio. Allora, mister, se ritorno al Sereno, facciamo finta che la partita di Casetta non c'è stata. Come non c'è stata? Facciamo finta. E perché? Non c'è stata, No, non beh. c'è stata, C'è come? stata, Bene, c'è come? stata. C'è stata una partita, C'è stata. anche se ormai è vecchia come partita, quindi È è vecchio, giusto che quindi noi pensiamo alla partita di domani, no, la partita che c'è stata che... Allora, Martina Franca con il cambio di allenatore, al di là della sconfitta a Matera, l'ultima con un rollino di marcia, che non Importante. è, voglio dire, la penultima in classifica, Assolutamente che l'allenatore ha portato qualcosa di nuovo, come succede spesso, non lo so, anche qua da noi. Mancheranno quattro giocatori fondamentali al Martina Franca. Partita della vita questa. noi è di vitale importanza perché, come ben sapete, noi sul campo, la squadra sul campo ha fatto 40 punti, ci sono stati tolti 5 punti per motivi che voi già sapete, inutile che non sta qua a me elencarli. Voglio ribadire che questa squadra ha fatto un cammino straordinario e quindi sappiamo che per noi domani è un'ennesima prova di, chiamiamola di maturità, chiamiamola di senso di appartenenza, chiamiamola come la vogliamo chiamare, la chiamiamo, però ritengo che la partita di domani sia fondamentale per il presente e per il futuro di questa città, di questa società, da un punto di vista calcistico. Sappiamo noi la responsabilità che abbiamo addosso e penso che l'abbiamo dimostrato perché, ripeto, sul campo abbiamo fatto 40 punti in un periodo di grande difficoltà perché il girone di ritorno riserva sempre delle grandi sorprese, non è facile vincere da nessuna parte, questa squadra lo ha fatto, vuol dire che ha un valore tecnico importante perché non si possono vincere 8 partite su 10 se non hai una cifra tecnica importante, se non hai degli uomini di alto profilo e quindi penso che questa squadra domani sa l'importanza di questa partita dove noi sicuramente ci giochiamo un qualcosa di importante perché poi abbiamo un calendario peraltro molto difficile e dico pure che il Martina per il valore tecnico della squadra non è una squadra da quella posizione in classifica. E mister sarà una ragazza completo, ritornerà ad essere completo. Ma noi siamo stati sempre a completo. Purtroppo nell'ultima partita siamo partiti in 17 con tre portieri. Quindi non avevamo tutte le nostre frecce a disposizione per potercela giocare, abbiamo adattato qualche giocatore fuori ruolo, anzi di questi li devo ringraziare perché tanti hanno giocato in posizioni che magari non erano attinenti alle proprie caratteristiche e quindi diciamo che domani abbiamo più possibilità nella gestione di tutta la rosa e che naturalmente della partita in funzione pure delle caratteristiche degli avversari. No, non c'è Vicenzo, perché non lo vedete nella lista dei convocati, quindi ora forniremo la lista dei convocati. E in fase di recupero, diciamo che sta facendo un lavoro differenziato, mi auguro che per la prossima partita possa essere tra i disponibili. Allora, queste ultime 6 partite, 3 in casa, 3 fuori casa. 2 fuori casa sono, diciamo, sulla carta è Perché difficile. vuole andare così avanti? Perché non pensiamo, Perché parliamo della partita la domanda di che le voglio fare è, allora, 5 punti per la sua quota salvezza ideale e reale, perché domani. Sì. ormai è reale, in queste 6 partite, lo dica chiaramente, si possono fare, questa squadra è in grado Ma guarda, a me di farlo. l'esperienza, la squadra è sicuramente in grado di fare, però l'esperienza mi porta a dire che bisogna stare sempre concentrati, determinati, perché quando tu pensi che già hai raggiunto l'obiettivo, magari sbagli, no? Quindi secondo me dobbiamo avere sempre lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto nelle ultime 10 partite. Io parlo delle ultime 10 naturalmente perché io ho gestito le ultime 10. Quindi deve avere quell'atteggiamento di grande concentrazione, grande determinazione, grande voglia di risalire, così per come abbiamo fatto. E ripeto, abbiamo delle partite difficili di qua alla fine. E non è Mister, così semplice fare 5 punti. cosa non ha funzionato con la Casertana? Cioè, la sconfitta attribuibile solamente alle assenze oppure parlava poco fa di atteggiamento? No, ma C'è stato un atteggiamento anche sbagliato?
Ma guarda, no, io guarda, sull'aspetto dell'impegno non è niente da riprovare ai ragazzi, perché si sono impegnati per quello che è giusto che sia una partita di calcio, quindi hanno dato il massimo. Però sicuramente noi abbiamo avuto, nei primi 10 minuti abbiamo fatto bene, abbiamo avuto degli episodi che potevamo fare gol e non l'abbiamo fatto. Abbiamo preso il gol su un disimpegno magari che non ha fatto bene, una palla persa in metà campo, e quindi là abbiamo preso il gol, loro là si sono un po' organizzati perché loro erano, c'è una situazione un po' imbarazzante dal punto di vista dell'ambiente, dove lo stesso pubblico, anche se erano pochi, li fischiavano, quindi avevano grosse difficoltà nella gestione, e quindi poi hanno trovato il 2-0, noi abbiamo fallito il 2-1 con un colpo di testa di Matteo Di Piazza. E quindi là un po' è stato, poi hanno fatto il 3-0, naturalmente la partita ha preso una certa piega, e naturalmente avevamo un po' gli uomini contati, anche perché Madonia non ha giocato perché aveva un problemino pure lui, e quindi il motivo che non ha giocato Madonia è stato che non era al 100% della condizione. Un problemino superato, no? Quindi sì, Madonia sarà in campo perché Madonia ha recuperato una grande partita. Ma penso che un po' tutti hanno disputato una grande partita. Rispetto alle prestazioni casalinghe precedenti l'ho visto molto, diciamo, più a servizio della squadra, più a servizio della squadra, per usare un termine. Visto il problema di questa squadra, la nostra è sempre quello, mi scuso se ripeto, lo si è visto con la Casertana. Cioè, non dobbiamo andare a svantaggio. Ma abbiamo delle caratteristiche, su quelle caratteristiche abbiamo fatto tanti punti, ma io vorrei vedere se sta squadra... Se a lei piace il rischio, a lei piace molto il rischio, perché col Catania, mi permette di dirlo, lei a mio giudizio ha rischiato 2 volte, primo con Djurgårdov, e là è stato un rischio... Ma l'altro rischio è ancora più pericoloso, però le è andata bene perché evidentemente lei sa calcolare tutto, e quando ha cambiato uomo con uomo rispetto ai due attaccanti messi in campo dal Catania. Cioè lei ha cambiato, ha fatto entrare un attaccante e un attaccante, mentre Catania ha giocato negli ultimi 10 minuti addirittura con 4-5 punti. Quindi non ha fatto entrare un difensore, cioè ha cambiato uomo con uomo. Le piace il rischio? Ma non è che mi piace il rischio, io penso di conoscere un po' quelle che sono le caratteristiche dei miei giocatori, no? E in parte anche degli avversari, quindi sapevamo la forza del Catania, sapevamo che noi in certe situazioni, se gestivamo 2 o 3 situazioni col Catania meglio, gli facevamo pure il quarto, anche perché loro ci hanno dato il campo aperto, anche se a volte il campo non ci ha aiutato dal punto di vista della qualità del terreno di gioco, quindi, ma forse non ha più dato il Catania che noi, quindi per la qualità della squadra. Però ritengo che quella partita avevamo delle caratteristiche, non è facile avere un altro uomo con le stesse caratteristiche di Nicolai, di Djurgårdov, quindi l'intendimento dopo 20 minuti fare un cambio non è bruciarti un cambio. Io speravo di arrivare all'intervallo con l'ammonizione, cioè 45 al primo tempo, per poi un pochettino riuscire, perché comunicare con lui è difficile, anche perché mi mancava pure Zibert nella traduzione, quindi abbiamo Zibert in lingua, ma hanno una lingua che tra di loro si capiscono, quindi anche se devo dire che il ragazzo sta facendo dei passi di ginocchio, sì, sta facendo dei passi da gigante, così Zibert ci sarà, al di là, è convocato. Per quello che hai capito, diciamo, come si è giustificato per i cartellini gialli in 25 minuti? Immagino che è una sua caratteristica, non penso che la colpa è del ragazzo, è principalmente mia. Poi sai, una partita sentita molto, quindi si percepiva nell'aria, nello spogliatoio, che la partita era sentita in un certo modo. Mi scusi, la squadra lavora benissimo in fase di transizione senza possesso. Abbiamo delle difficoltà nella fase di transizione con possesso, cioè nel senso che riusciamo a concretizzare a soffiso a Casetta tutte le occasioni che noi abbiamo nel ripartenza. È un lavoro che in questi ultimi mesi attenzionerà particolarmente? Ma noi in questo momento la cosa che attenzioniamo è sempre di rispettare quelle caratteristiche che abbiamo nella transizione
da negativa a positiva, che la facciamo, queste sono cose che noi facciamo molto bene, e magari non facciamo una gestione della palla come si dovrebbe fare, però ripeto, in questo momento il nostro obiettivo sono i punti, quindi non vogliamo fare poesia, vogliamo fare fatti concreti, e siccome ritengo che questa categoria per questa città e per il calcio siciliano, per il calcio isolano è importante, perché qualcuno si deve rendere conto dell'importanza, perché qualcuno si renderà conto quando perderà questa categoria, che cosa significa perdere questa categoria. No, io mi auguro, siccome sa, è inutile negarlo, io non calcio, voglio entrare, io non voglio entrare in certi argomenti, però sappiamo che già la Lega Pro l'Aragas se la poteva avere già 2 anni fa, proprio perché non c'erano le Torri Faro, non si è potuto avere la, non si è potuto avere la, io non voglio entrare io sulle responsabilità, ma, perché no, non è, non è una mia, non ci vuole, questo parlo di, io non so, io parlo di campo, però voglio dire, io siccome io amo questa città, e voi lo sapete che amo questa città, amo questo popolo, e perché mi ha dato tanto anche da un punto di vista affettivo, secondo me questa città si deve stringere attorno alla società, attorno a quello che sono le istituzioni, per fare capire qual è l'importanza che Agrigento debba salvaguardare questo patrimonio che ha. Prima di girare la domanda al direttore di Giacomo, però ti chiedo se la squadra in qualche modo non ha risentito di questi malumori, insomma, della città. Noi dobbiamo parlare di campo, noi siamo pagati, lavoriamo per il campo, e quindi noi dobbiamo parlare solo con il campo, altre cose non sono cose che ci vogliamo entrare, e penso che non abbiamo neanche le competenze per entrarci. Io non so quello che. Non sono un uomo da stare dietro la scrivania, quindi vado più. Nella scrivania ci sto per il mio lavoro, però per altre cose non è il mio lavoro, e quindi penso che ci siano delle persone competenti per poter portare avanti altri tipi di progetti, così per come penso che in questi anni l'Aragas ci sono state delle grosse migliorie sotto tutti i punti di vista, ancora c'è tanto da fare, però dico, si vede che ci sono state fatte delle grosse migliorie. Volevo misurare la mia delusione, se è uguale alla sua. Vero che la partita di Caserta lei aveva a disposizione, non aveva tante possibilità di sostituire o di mettere in campo una formazione più importante per contrastare una squadra ben organizzata come la Casertana. Però la delusione mia è stata anche l'arbitraggio, non tanto l'arbitraggio, il guardialine, perché secondo me, non so se corrisponde, almeno 2 gol fatti dall'Agrigas erano più che regolari. Io sai, non voglio parlare del ce n'è stato uno regolatore. Però non voglio. Però veramente, chi ha il calcio vuole giustizia anche in campo. Gli errori fanno parte di questo gioco. Ma vergognoso, veramente. Io lo so, però non. Alla fine ti tolgono e poi ti danno qualcosa in più, quindi non, alla fine le cose si compensano, quindi noi non dobbiamo cercare alibi, abbiamo perso perché penso che quando perdi una partita 4-0 non hai da recriminare. Sì, quindi, perché poi è mortificante, alla fine è quello che poi è risultato. Io lo so, pazienza. Per domani allora i nostri giocatori sono tutti presenti nella lista, e ancora non l'ho vista. No, la lista manca solo Vicente. Ma Veni, mister, Veni è in fase di riabilitazione. Cioè, mentre il sostituto. Martina Franca? Il sostituto di Rossi ce l'ha già in mente. Penso di sì. Salandri a Zibert. Questo lo sta dicendo lei, io non l'ho detto. Mi state parlando prima di tentare, diciamo, di fare una domanda a Giacomo, parlando del Martina Franca, la squadra che a gennaio si è spostata bene pescando peraltro anche dalla Casertana, però sostanzialmente condannate ai play-out, domani arriva a 4 pedine, 2 meno 3. Chi è il corriere dello Sporano? Scatter è ufficiale? È ufficiale oppure è ufficioso?
Cioè, tu hai dubbi? Allora, no, è sicuro, no, perché è squalificato. Vabbè, allora, quando... è sicuro. Quello che è sicuro è quello. Skeeter, io siccome non vedo la lista, non ho visto sui, non ho visto liste. No, tranquillo, siccome come diciamo, ma sei lunga, diciamo, su queste cose. Non so se è un left domani arriva. Ah, io non lo so. Se è predattico o è quant'altro, non lo so, ma io ritengo che il Martino è una grossa squadra, che non merita la classifica che ha per il giocatore che ha. E ha fatto un mercato di gennaio importante già su una squadra. A me non ti nascondo che ci sono dei giocatori che ho sempre stimato da un punto di vista tecnico. Tipo? Barclay, Skeeter, Rajic, Viotti, quindi stiamo parlando di giocatori di alto profilo che in queste categorie hanno fatto sempre la differenza. Diachite che viene da un'esperienza in B con la Ternana, quindi noi stiamo parlando di un esterno. Lo voleva prendere a tiro di qualche mese fa. È un ottimo giocatore, sicuramente. Senti Dino, invece... è impossibile, diciamo, non chiederti se ci sono novità, sviluppi in queste vicende di cui il profile mister ha accennato, l'impianto di illuminazione, c'è qualche passo avanti? No, guarda, proprio stamattina il presidente Alessi ha mandato una nota al comune dove ha chiesto un incontro e che hanno evidenziato quali sono le criticità del maxi emendamento approvato, quindi... io mi auguro che appunto ci sia interesse da parte di tutti, perché è inutile sbandierare quattro venti che la squadra è un patrimonio della città, della Sicilia, ma quando c'è un patrimonio va salvaguardato, va aiutato, va sostenuto, eccetera eccetera. Sicuramente potevano essere evitate alcune. Ma quali sono questi punti critici della convenzione che non convincono? Ma guarda, la vista della domanda ripetita, se caso mai continuate sì, con la... sì. Veloce mecca, perché è inutile, noi per ora noi non vogliamo entrare dentro la discussione, perché abbiamo una partita importante, quindi noi, ecco, avete visto con quale serenità, con quale calma, ecco, e mi fa anche piacere che in questi giorni mi sono sentito col capitano, che è molto sereno, molto tranquillo, molto battagliero, ecco, e molto motivato. Quindi noi siamo orgogliosi di questa squadra. Io in una mia intervista avevo anche ringraziato il lavoro che ha fatto Pino, perché è venuto a risollevare dalle ceneri una squadra che era proprio massacrata, che era sotto tono. Quindi queste sono le cose belle che dobbiamo evidenziare e che dobbiamo portare sempre avanti come un ricordo importante del trapasso, del travaglio che abbiamo avuto in questa annata, perché non è stato facile ripartire. Però dici qualcosa, dai. No, ecco, ti dico che praticamente noi abbiamo evidenziato queste criticità. Dico, la più grossa è questa della fiduzione, l'assicurazione sulla fiducia, che non esiste, cioè a dire se noi avevamo, ecco, io vi faccio una riflessione: se noi avevamo la capacità di fare una fiduzione, noi la facevamo tranquillamente, ma noi come società non possiamo firmare nessuna garanzia, perché è una società che ha ereditato una passività che è a bilancio. Al momento in cui noi presentiamo il bilancio ufficiale, appena nella voce passività, nessuna assicurazione, nessuna società ce le lascia della garanzia. C'era bisogno della garanzia del comune, se no e quindi è stata fatta una scelta, ecco, ora si sta vedendo quale tecnicamente il percorso da avviare, quindi dobbiamo noi semplicemente ringraziare tutti coloro che stanno lavorando a questa cosa e di trovare la via maestra per poter arrivare a questa determinazione, perché io sono convinto che in questi giorni, se c'è la buona volontà ad affare approvare il progetto e a portarlo a Roma a credito sportivo e poi con un affidamento al miglior offerente, perché noi abbiamo interesse a fare risparmiare
la società, quindi una trattativa privata, vediamo chi ci offre di meno. Io penso che a 30 giorni l'impianto, cioè l'importante è iniziare l'impianto si fa. Voglio essere anche ottimista, trattativa privata dei molto ottimista, e voglio essere come trattativa privata dei molto ottimista. Sì, perché nell'interesse del coso e di urgenza. No, ma no, noi siamo una struttura privata. Sì, però c'è gente che ci dice che non si può fare. E questa è una comune, e questa è una criticità. E questa è una criticità che supereremo. Cioè dire no, noi abbiamo tutto l'interesse a realizzarlo e a risparmiare, perché siamo noi quelli che facciamo la convenzione col credito sportivo. E poi dico, al momento in cui si avvia l'iter, anche se non sarà pronto a giugno, sarà pronto a luglio, diciamo che i nostri interessi saranno proiettati a fare venire. Anzi, so che il presidente della Lega, sollecitato da Tirri ieri in assemblea, ha detto: sono disponibile a venire ad Agrigento. Quindi questa è un'altra apertura che la Lega che ci fa nei nostri confronti, perché ci vedono come una società che dà lustro non a Agrigento ma alla Sicilia e a tutto il movimento calcistico. L'importante è iniziare a lavori entro giugno, che poi se c'è un progetto messo in cantiere, cioè, documentare alla Lega che c'è la volontà di realizzare. Secondo me i consiglieri comunali hanno messo quest'altro emendamento perché forse loro pensano di rischiare in prima persona, nel senso che nel bilancio del comune non c'è questa spesa. Lo so, in prima persona si assumono la responsabilità domani. Allora, signori, partiamo da un principio, certo, che nessuno rischia niente, perché il bene rimane all'impianto, l'impianto è del comune. Quindi non c'è nessuna, anche perché nella convenzione hanno messo, e lo sapevamo, che lo stadio è una struttura che deve essere prestata alla protezione civile in casi di calamità, emergenza, eccetera, eccetera. E quindi ecco, è un arricchimento che viene fatto. Così non capisco perché hanno tolto i locali, che noi avevamo chiesto i locali. Quali locali? Locali sotto la tribuna, i vecchi spogliatoi, quella della curva sud, cioè, no, noi voi stesso potete, voi potete testimoniare quest'ala ristrutturata dalla società Agragas in che condizioni era e in che condizione è oggi. Quindi solo migliorie ad una proprietà che non è nostra. Quindi diciamo che ci vuole un po' ecco, di buon senso e che le parti si uniscano in maniera tranquilla. Noi vogliamo fare sport, calcio. Chi magari in questi giorni ha scritto che qua vogliamo trasformarla in centro commerciale, questo o non capisce lo stadio o continua sempre a fare politiche becere che non appartengono alla nostra cultura sportiva, perché sfido chiunque a dire che questo impianto può trasformarsi in cosa commerciale. Ma non esiste, non ci sono le strutture, anche se c'erano le strutture. Dove sono le strutture? Sotto la gradinata è terra piena, ci sono gli scogli di San Leone. Sono curva sud e che sono in uno stato, ci sono solo alloggio di topi. E gli invissi tutti distrutti, tutti. La società doveva spendere per... Cioè voi avete visto, noi per dare un decoro nella sala stampa e nell'ospedale che abbiamo cambiato gli invissi, avete visto come erano prima e come sono ora. Quindi noi solo possiamo portare migliorie ad un'immagine che sicuramente farà bene alla nostra società, ma farà bene alla città di Agrigento. Facciamo andare il nostro mister. Grazie. Mi dai convocati? Scusa, scusa un attimo. Scusa. Ma che andando a fare? Scusate, vado di corsa. Non ripeti la Micaela, ma la faccio come per sì, ma non è qualcuno forse avrà.